brava. Avevo avuto una bellissima offerta e ci ho pensato molto che cosa fare. E poi alla fine ho deciso di rimanere in Rai, per cui c'è stato un momento di riflessione, ma non pensavo di ripetere Domenica In, io pensavo di farla un anno e basta, pensavo di ritornare magari a fare qualcosa di meno faticoso, qualcosa di meno di più leggero. Solo che poi io non so resistere, mio marito me lo dice sempre, tu non resisti, è vero, la Domenica In è il programma che mi ha dato tutto, Domenica In è il programma che mi ha dato l'affetto del pubblico, ci sono stati momenti molto bui nella mia vita professionalmente, però l'affetto del pubblico c'è sempre stato, non mi è mai mancato e forse credo che proprio il pubblico mi voglia qui, era domenica pomeriggio, sono una di loro, sono come ho detto prima la vicina di casa, l'amica, non ho mai avuto un'ondata d'amore come quest'anno, è sorprendente, io sono stata a Tolentino sabato e domenica con la mia famiglia. E veramente io, sai, sto a Milano oppure sto all'estero oppure a Roma, ma faccio una vita molto tranquilla a casa. E andare in provincia, la provincia Tolentino, poi ho girato lì attorno e tu vedevi le donne che mi abbracciavano. Cioè veramente io sono rimasta scioccata perché veramente tanto amore io non ho mai avuto, è incredibile, è incredibile. E probabilmente tutto questo è perché io nella scorsa stagione sono stata proprio me stessa fino in fondo, non ci sono stati filtri, ho messo sul piatto di questo contenitore la mia vita, le mie gioie, i miei dolori, non ho nascosto nulla, credo che questo sia arrivato ancora di più al pubblico, cioè me lo domando, non lo so, però lo sento, quando io parlo di ondata d'amore, è stata un'ondata d'amore nei miei confronti in maniera inaspettata, non pensavo mai, ecco perché voglio continuare come l'anno scorso, sto lavorando come l'anno scorso, ho un gruppo nuovo di lavoro, ma sto cercando di far capire a questo gruppo nuovo di lavoro quello che deve essere Domenica In. È questa, io spero che continui a piacere al pubblico e se non dovesse poi essere così, la prossima stagione sto a casa così mio marito è tutto contento.